for delivery, don't be fooled by cheap imitations, you can... Perché si chiama I 100 passi quel film di Marco Tullio e Giordano? I 100 passi! I 100 passi della libertà! Viva Napoli! Com'è nata l'idea del documentario? L'immagine diversa dallo stereotipo che si è cercato di dare in tutti questi anni. E quindi è nata da lì l'idea di mostrare una Napoli partecipativa, di una Napoli di napoletani con entusiasmo e voglia di cambiare le cose. Noi dobbiamo fare un grande movimento in questi giorni per cacciare fuori la bussa di questo compromesso tra camorra e politica. Va liberata dalla spazzatura, che può sembrare la cosa più ovvia, ma se non la liberi dal malaffare politico non libererai mai la spazzatura. Napoli ha bisogno di vivere, di sorridere, basta sta depressione, basta! Noi dobbiamo stare per strada, perché ormai i luoghi chiusi non ci contengono più. Con quale attrezzature avete girato? Ho girato con una Sony NEX G10 e basta, in realtà ero l'unico a girare. Il materiale l'ho girato io, il mio, aiuti, sfortunatamente, forse in alcuni casi ci sarebbe stato bisogno di una mano o di un punto di vista differente. Adesso sto facendo giro dei festival nazionali e internazionali e sto organizzando personalmente o su invito proiezioni sia appunto in Italia sia in Europa. Poi io sono in contatto con case editrici e con distribuzioni, però è comunque un prodotto particolare perché ha una vita abbastanza corta, è un prodotto sul momento della campagna elettorale e quindi comunque speriamo di riuscire a fare una distribuzione un po' più classica. Grazie! Grazie, mi avete commosso! Non vi dimenticherò mai! Sempre insieme! Sempre insieme! Grazie! Io mi voglio divertire in questa campagna elettorale. Napoli deve sorridere! Basta con la depressione! Basta con le teste abbassate! Alzatele! Il cuore è diventato più grande! Non ci perderemo mai! La ricostruiremo insieme.